Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video e come avevo richiesto sulla mia pagina Facebook, oggi vi faccio vedere l'unboxing del pacco Enix che mi è arrivato ed è arrivato in questa bellissima scatola a forma di cuore, è veramente enorme, dove sopra c'è scritto Enix Professional Makeup Invasion ed è super enorme, gigantesca, e all'interno c'era tutta questa carta rossa. Nel mio era rossa, in alcuno ho visto che era fucsia la carta. Come prima cosa che vi voglio far vedere in assoluto è questa busta che è arrivata, dove all'interno c'era il fatto di condividere, però ormai ovviamente mi è arrivato dopo che è finito il concorso, che si poteva vincere una box come questa sulla loro pagina, sul loro profilo Instagram, se non mi sbaglio sul loro sito. Comunque seguiteli se avete sia Facebook che Instagram, perché ogni tanto loro comunque fanno dei concorsi, quindi seguiteli sempre. E c'era la mia foto, questo bigliettino è troppo carino con la mia foto, e qui c'è il profilo del sito di Just Fashion Magazine di Instagram, e dietro ovviamente c'era la dedica di Valeria che mi sperava che ci vedevamo per l'inaugurazione, e infatti così è stato, ma sono andata prima a Milano che il pacco arrivasse a me. Dopodiché c'era quest'altra cartolina che è veramente fantastica, dove all'interno c'è il mio nome e poi hanno fatto il logo di Just Fashion Magazine, e lo trovo veramente una cosa carinissima perché è stato curato nei minimi dettagli, quindi io non sono tra le, come capita in altre aziende, hanno loro una lista delle youtuber, delle blogger, degli editor, e mandano i prodotti così. Invece loro curano proprio il dettaglio ed è una cosa fighissima, e quindi tipo, sono onorata di fare parte di questa grande famiglia, perché veramente Enix, come ho detto anche in altri video, anche l'ufficio stampa, tutto, è un mondo veramente bellissimo, fantastico. Ma passiamo adesso ai prodotti. Sinceramente ancora sono tutti nella scatola, ho provato solo una cosa, e partiamo anzi subito da quella, così ve la faccio vedere e vi dico super giù cosa ne penso. Ed è la Concealer Correct Contour, praticamente una palette di correttori, e a me è stata inviata nella colorazione light, la 01, quindi è leggermente chiara per il mio incarnato, e soprattutto io ho utilizzato il colore scuro per fare il contouring e questo colore chiaro per la parte illuminante. Diciamo che il contouring doveva essere leggermente una gradazione più scura, questo marrone per me, però diciamo che si può utilizzare, ora d'estate, d'inverno lo posso utilizzare. La palette si sfuma molto bene, il prodotto si sfuma molto bene, sinceramente non l'ho provato come correttore, quindi non so se poi va nelle pieghette. Il prodotto è molto compatto, anzi lo trovo... credo che comunque non dovrebbe andare nelle pieghe, ma poi ovviamente vi farò sapere. Poi c'erano due pennelli, di cui uno, se non mi sbaglio, questo è lo stesso che ho trovato nella pochette, quella forma di bocca che è di bacio, che vi ho fatto vedere, devo ancora controllare, ed è lo 06, questo qui a ventaglio, e lo 03, questo qui è tipo da blush. Ora lo apriamo. Sì, perché è un pennello tondo, molto carino, molto morbido, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo i pennelli NYX, perché hanno un manico bello lungo e mi piacciono, a parte che sono morbidissimi. Quindi questi due pennelli. Sempre per quanto riguarda i pennelli, il brush cleaner, e io volevo provare da tanto un brush cleaner, visto quelli di Pupa, però non l'ho mai comprato, ho utilizzato quello di MAC, ma niente di che, visto che questo comunque dovrebbe costare di meno rispetto a quello di MAC, quindi sono molto curiosa di provarlo. Dopodiché un correttore, ed è un correttore per le occhiaie scure, e si chiama Orange Pigment e contiene olio di cocco.
e voglio aprirlo, vediamo un po', ed ecco qui, vediamo, ed è un correttore sia aranciato ed ha all'interno un'altra protezione. Questo sono molto curiosa, visto che mi hanno sempre detto di utilizzare questa, proprio questa tipologia di correttore, questo colore, e quindi vediamo se finalmente le mie chiare spariranno. Poi un eyeliner, un mascara, un mascara che non apro, comunque un mascara waterproof, perché ho veramente tantissimi mascara, quindi non mi sembra il caso. Ah, allora, praticamente questo non è un mascara normale, ma dovrebbe essere un top coat per il mascara, quindi per rendere waterproof qualsiasi mascara che voi andate ad applicare. Quindi questa è una cosa carina, soprattutto d'estate, visto che comunque si tende di più a sudare, io utilizzo di più d'estate il mascara waterproof, quindi questo può essere un'ottima alternativa. Dopodiché ci sono questi matitoni. Allora, c'è il famoso Milk, che io volevo provare, visto che tantissime si trovano benissimo. Poi c'è il Pure Gold, che sarebbe il 621, questo color oro. Il Oyster, che praticamente è un lilla. Dopodiché c'è Purple Velvet, che invece è un viola. Mentre questa qui si chiama Infinite Shadow Stick, ed è nella colorazione Silk. Praticamente è sempre un matitone, però un'altra consistenza. A me piace moltissimo NYX, perché veramente ha tanti 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 prodotti di tutti i tipi, di tutti i generi. Dopodiché c'è questa palette, che sarebbe la Dust Tilt Down, e vediamo come si apre. Io ancora non ho provato niente, perché ancora devo pubblicare l'articolo, a parte quella palette, perché ero troppo curiosa di provarla. E vediamo un po'. Allora, sono tutti colori molto nude, sono tutti comunque satinati come finish, solo il nero e solo questi due praticamente sono matte. E questo mi piace parecchio, soprattutto in questo periodo, utilizzarla, questo periodo di feste, quindi penso che questa la utilizzerò e sicuramente realizzerò qualche tutorial, o comunque vi farò tutti gli swatch, come al solito li metterò sul blog. Dopodiché è arrivato un blush, che purtroppo si è completamente distrutto, quindi io non apro, e poi lo ricompatterò. Comunque, anzi, è un bronzer che si chiama Bronzed. È un bellissimo colore, comunque è una terra, era una terra con base, con all'interno comunque dei glitterini, quindi non è una terra opaca. E poi c'erano quattro ombrettini, di cui due sono doppioni, quindi uno sicuramente comunque andrà a voi nel prossimo giveaway, e il doppione sarebbe questo, se non mi sbaglio, sì, e sarebbe Arrogance. Questi qui sono, ve li faccio vedere, questo è un bellissimo viola ed è il doppione ed è fantastico. Dopodiché c'è questo blu elettrico, bellissimo soprattutto d'estate, che si chiama Electroshock. Questo sarà fighissimo qualche nel periodo primaverile-estate, bellissimo, fantastico. Dopodiché questo è sempre Arrogance, che uno andrà a voi, e l'altro si chiama Ultraviolet. Oppure questo apriamo. Ed è un bellissimo viola, pure questo è super power, quindi super, sicuramente farò un trucco col viola, perché io adoro il viola. E come avrete notato, in questa box, comunque in questa confezione, in questo regalo, non c'era neanche un prodotto labbra. E io triste, perché io sapete che adoro i prodotti labbra, quindi sono un pochino giù di morale. Per fortuna che avevo acquistato due prodotti labbra, comunque ho Copenhagen, quello lì in crema, che è un misto tra una tinta e un rossetto, che è fantastico, ragazzi. Dovete provare questi colori, questo prodotto, perché è veramente una bomba.
E poi nell'altra box, nella confezione avevo trovato un rossetto che sarebbe quello che sto indossando ora, che si chiama Alabama. La durata è molto elevata, ho mangiato e se n'è andato leggermente solo all'interno e mi piace l'effetto perché è un effetto matte e non secca le labbra, quindi i rossetti, perlomeno Alabama, della collezione Soft Matte Lipstick o solo Matte Lipstick, non mi ricordo, comunque sono fantastici. Alabama veramente mi dura parecchio. Per chi non lo sapesse, comunque io vi aggiorno per quello che quel poco che comunque so anch'io. A gennaio aprirà lo store online, quindi finalmente il sito sarà di nuovo operativo, così potrete acquistare tutto quanto online. Per chi ovviamente non avrà un corner comunque oppure un negozio fisico. E vi dico anche che per febbraio dovrebbe aprire un corner dentro la Queen a Bari sicuro al 100% e l'altra città, se non mi sbaglio, dovrebbe essere Bologna, però non ne sono sicura. Dopodiché comunque durante tutto il 2016 arriveranno non dico in tutte, ma in tantissime città italiane e molto probabilmente tranne Roma, comunque penso che saranno tutte all'interno, la maggior parte tutti alla Queen, dentro dei corner della Queen. Quindi comunque sulla loro pagina spesso pubblicano queste notizie, quindi state attente perché lì troverete sempre tutto. Io vi mando un grosso bacio, spero che vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere qual è il prodotto che più vi piace, che più vi ispira. E così poi inizierò sempre da quelli da provare e fare qualche tutorial un pochino più pazzerello. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video.